Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Al collo per l'Italia? Guardi, il superbonus è una follia, una misura che è stata presa, un unicum nel, credo a livello planetario. Nessun altro paese ha introdotto delle agevolazioni a ristrutturazioni che addirittura premiano chi fa le ristrutturazioni, quindi non c'è nessun incentivo a fare ciò che serve, non c'è nessun incentivo a contenere le spese, perché tanto uno ci guadagna. E per di più è tra l'altro una misura regressiva che ha premiato le persone più ricche a danno delle persone più povere, perché era un credito d'imposta, quindi chi non paga le tasse, chi non pagava le tasse perché aveva dei redditi troppo bassi non poteva beneficiarne, e poi c'era un problema anche di ha ragione a prendersela questo governo con il superbonus. Assolutamente, sono stati mio, c'è un governo... piccolo dettaglio che voglio ricordare, che però il prolungamento del bonus, che è stato esiziale, che è stato un grande problema, è stato poi appoggiato da tutte le forze politiche. C'era Draghi che non la voleva, ma la sua maggioranza alla fine, per scontentare i cittadini, e visto che si andava verso le elezioni, nessuno ha detto fermiamo il superbonus prima delle elezioni, no? Tutto l'arco politico, compreso Fratelli d'Italia, hanno... Questo è il populismo economico, chiamiamolo così, se possiamo. Questa era veramente una misura folle, perché altri paesi che hanno magari garantito delle agevolazioni fiscali notevoli hanno comunque dato le agevolazioni fiscali soltanto alle famiglie con redditi bassi. Noi che abbiamo finanziato ristrutturazioni di villini, di castelli... Sì, sì, senza limiti di reddito, sì, eccetera. Gonfiando le spese per l'edilizia, che poi abbiamo avuto degli effetti negativi anche sull'attuazione del PNR. Però...